Abbiamo già parlato nelle settimane precedenti di Pokémon Pocket. Io ho già fatto dei contenuti sul secondo canale parlandovi di Pokémon Pocket e sono dell'idea che sia un'app meravigliosa. Veramente sono stati bravissimi nel creare questa applicazione. Ho già spiegato che per me è diventata una vera e propria dipendenza, ho già spiegato perché per me ci sono dei punti forti, come la possibilità di avere un metagame, la possibilità anche di abbracciare delle persone che non avresti visto all'interno dell'applicazione. Faccio un esempio, sono riuscito nella titanica impresa di farlo scaricare anche la mia fidanzata, che non ha assolutamente nessun tipo di interesse nei Pokémon, non l'ha mai avuto, non ha nemmeno idea di chi siano i Pokémon, non li conosce, cioè conosce Pikachu e pochi altri, ma perché può piacere anche a persone che non sono attratte dai Pokémon? Beh, perché le illustrazioni che hanno fatto per le carte di questa edizione sono molto, molto interessanti. In particolar modo lei è rimasta molto attratta dalle carte full art degli starter di Kanto, quindi Charmander, Squirtle e Bulbasaur. Lei, quando ha visto Squirtle, ha detto mamma mia che bella che è questa carta. Quindi sono stati molto bravi, secondo me, a riuscire a grattare il palato anche di persone che non sono assolutamente coinvolte o non sono state coinvolte dalla Pokémon mania degli anni 2000 in Italia. Secondo me il discorso relativo ai vari eventi che vengono messi, faccio un esempio, quello di Lapras, che dovrebbe tra l'altro scadere proprio oggi, è molto interessante perché dà longevità all'applicazione. Però c'è un grosso problema per quanto mi riguarda all'interno di quest'app, ed è un problema che è venuto fuori dopo 18 giorni, oggi sono 18 giorni circa che l'ho scaricata, è 3-4 giorni che inizio a avvertire questo problema. Se sono riuscito anche a diffondere questa applicazione nel mio gruppo di amici, quindi andando a grattare un po' il palato dei miei amici più nerd che sono andati a riesumare la passione Pokémon, esattamente come era stato per Pokémon Go. E quindi abbiamo anche un gruppo in cui parliamo di questa roba, tutti belli contenti, ci mandiamo le sbustate, eccetera, eccetera. Secondo me arriverà anche per loro questo punto, non so se per voi è già arrivato, ma io che ci ho giocato comunque abbastanza, ho dedicato abbastanza tempo anche nella ricerca dei mazzi, nel capire il gioco, nel capire il meccanismo del meta, ho fatto appunto dei video sul canale in cui vi ho parlato di questa roba qua, però arriva un punto in cui questa applicazione perde tantissimo, e cioè nel momento in cui tu hai completato tutti gli eventi, quindi l'evento di Lapras io l'ho completato completamente, per fortuna oggi finisce e quindi spero che ci possa essere qualcos'altro che lo vada a sostituire. Ho finito il PvP. Ho fatto le 45 vittorie in PvP. Non mi ha dato niente se non degli emblemi. Completare tutte le missioni dell'evento di Lapras non mi ha dato niente se non le singole vittorie del singolo evento. Quindi la bustina, quindi la polvere, quindi i buoni negozi, eccetera, eccetera. Ora ho finito, o comunque non completamente tutte, le lotte di base, quelle che ti danno dei buoni negozi, ma non me ne faccio niente, perché il buono negozio io lo andavo a prendere, andavo a sostituirlo per andare ad acquistare delle clessidre, e purtroppo il mio shop, ora cercherò di mostrarvelo, di farvelo vedere, ma dopo che hai comprato tot clessidre in un mese, non hai più la possibilità di acquistarle. Eccolo qua. Vedete? Non le puoi più acquistare. Io ho 11 buoni negozio e potrei acquistare soltanto delle clessidre dello scambio misterioso, la pesca misteriosa, che potremmo anche andare a fare, eh? Però arrivi a un punto in cui tu stai cercando soltanto delle carte meta per cercare di terminare il tuo mazzo e queste carte non ti compaiono, e allora tu nemmeno vai a fare la pesca misteriosa. O se la vai a fare, quella volta che ti compare la carta meta, poi quel quinto di possibilità che hai te lo vai a bruciare. Quindi io in questo momento sono arrivato in un momento di stallo totale del gioco. Ho finito le battaglie PvP. Ho finito gli eventi che ci sono dal punto di vista cronologico. Le buste. C'ho anche il premium di 14 giorni gratuito, quindi ho pure una busta in più. Ma ho anche una discreta sfiga nelle sbustate e io in questo momento non ho né Charizard né Mewtwo. Nessuna versione di Charizard e Mewtwo X. Non ce li ho. Quindi sono due delle carte più forti del gioco. Ho un Pikachu X.
che cosa vi devo dire? Cioè, io ho praticamente completato tutto quello che non è la CPU, che però ti dà dei buoni negozio, che non posso scambiare per aprire delle nuove buste, che è il metodo più efficace, forse più facile, più comodo e anche più divertente di approcciare questo gioco. Quindi fino a che avevo delle cose da fare, fino a che c'era un motivo per cui giocare, io lo facevo con grande voglia. Ora che oggettivamente non c'è più niente da fare, è salire di livello che è l'unico modo che ho al momento, se non voglio pagare, se voglio essere free to play, ma salire di livello è l'unico modo che ho al momento per guadagnare delle classide extra. Ragazzi, ogni battaglia vinta, non ogni battaglia giocata, ogni battaglia vinta ti dà 15 punti esperienza. E a botte di 15 punti esperienza, salire di livello è molto lungo. Io su Twitter l'altro giorno ho visto lo screen di un giapponese che era a livello 50. Oh, io sono a livello 21, ed è alto, perché il livello 21 è un livello abbastanza alto. Pensare di arrivare a livello 50 a colpi di 15 punti esperienza, ma campa a cavallo che l'erba cresce. Aggiungo un problema, che questo purtroppo diventa un problema logico, perché è un problema logico, e cioè che dopo che hai fatto le tue 45 PvP, hai fatto le tue battaglie casuali, hai fatto le tue battaglie con la CPU, hai fatto gli eventi con la CPU, avrai giocato un centinaio di partite, sono veloci, sì, sono partite veloci, quindi non ti portano via tempo, ma una volta che hai giocato un centinaio di partite, e i mazzi sono quelli, è il meta, è quello lì. L'evento Lapras è già terminato, va bene, io ho trovato 3 Lapras, ma una volta che hai giocato un centinaio di partite con questo metagame, queste carte, diventa anche un po' noioso. Questo è un problema, ci sta, giusto, logico, perché siamo alla prima edizione, è come se ci mettiamo a giocare soltanto la prima edizione di Magic, o se ci mettiamo a giocare soltanto la prima edizione di Pokémon, la prima edizione di Yu-Gi-Oh! Le carte che spostano sono quelle, quindi bisogna attendere che escano nuove carte per cercare di bilanciare un pochettino il metagame. Ma oggettivamente, in 15 giorni dall'uscita del gioco, 15 giorni, sono arrivato a rompermi i coglioni. Ma non perché il gioco non sia interessante, ma perché il gioco non mi dà le possibilità, in maniera organica, quindi senza investire, di arrivare a completare il Pokédex. Quanto lo vorrei Charizard, quanto lo vorrei Mewtwo, cioè i miei amici che mi prendono per il culo nei gruppi WhatsApp tutto il giorno, mi mandano le foto delle loro sbustate, le loro sculate, io non ho nessuna carta immersive, non ne ho di carte immersive, non ho carte dorate, non ho né Charizard né Mewtwo. Di mazzi comunque posso giocare quello di Blastoise, posso giocare quello di Venusaur, ieri sera ho trovato il secondo Starmie, quindi ho lo Starmie culo completo, posso giocare quello di Gengar. Però mi piacerebbe anche iniziare a giocare anche altri mazzi. Posso giocare quello di Marowak, che per me è molto forte. Vorrei provare quello di Charizard, quello di Mewtwo, quello di Pikachu. Ne ho solo uno. Cosa me ne faccio di un solo Pikachu? Vado contro un mazzo che invece ne ha due e perdo. Come un cane. Perché non ho possibilità di avere alternative. Perché oggi le carte sono così poche che i mazzi devono essere per forza quelli. Non hai così tanta varianza nella scelta del mazzo meta. Quindi purtroppo oggi sono arrivato a un punto in cui dico o questi mettono una sorta di ranking, quindi io posso giocare anche 100 partite come se fosse una sorta di weekend league, no? Io posso prendermi la settimana per giocarmi quelle partite, se vinco 50 partite sulle 100 che ho a disposizione mi dai un certo tipo di premio, se ne vinco 70 me ne dai un altro, ma se mi dai un evento PvP in cui devo fare 45 vittorie, una volta che faccio 45 vittorie mi dice tieni, mettiti questa medaglietta, e questa medaglietta non mi dà la possibilità di aprire delle buste, di fare delle pesche misteriose o robe del genere. Cioè, il gioco è destinato a perdere utenza ed è un bel problema e sicuramente è un bel dispiacere, soprattutto perché per me l'idea del gioco è molto buona e sapete che ve ne ho parlato in maniera molto entusiasta. Però oggettivamente oggi sono arrivato a un punto di stallo e quelli che l'hanno installato qualche giorno dopo di me, che mi mandano le sbustate, mi fa dire ancora ok, sì, vado ad aprirmi le mie 2-3 bustine al giorno, ma se devo dire adesso mi metto lì e faccio 50 partite PvP in abbinamento casuale competitivo, perché se vinco mi prendo 15 punti esperienza e se vinco 50 partite salgo di un livello e quindi posso aprire una busta in più, ma non lo farò mai. Cioè, dammi la possibilità di giocare
anche PvP, che è la cosa più bella, perché la CPU comunque ha delle limitazioni, anche la CPU competitiva, ma dammi la possibilità di giocare in PvP e guadagnarmi davvero delle cose senza che io debba essere costretto a comprare dei lingotti e quindi pagare dei soldi veri. Ora so che arriveranno gli scambi tra dicembre e gennaio, una roba del genere. So che hanno in programma il nuovo evento di Venusaur, perché c'è già programmato come carta promo. Tra l'altro so che c'è anche una carta promo di Mew all'interno del gioco, credo che si ottenga completando il Pokédex di Kanto, ma di questo non sono sicuro. So che uscirà una nuova edizione, quindi ben venga, sono tutte cose meravigliose. So che uscirà un nuovo evento PvP, ok? Quindi stanno iniziando a programmare delle cose in più per dare un po' di vitalità al gioco. Secondo me però, se posso permettermi, mia umile opinione, magari mia esperienza personale, quindi non oggettiva ma soggettiva, però il gioco ha delle gravi carenze da questo punto di vista, perché arrivi nel momento di stallo e nel momento di stallo non ti viene neanche proprio voglia di aprirlo, perché sai che la busta la puoi aprire fra 7 ore, al massimo posso aprire per vedere se nella pesca miracolosa, misteriosa, c'è una carta che mi serve, che il più delle volte non c'è, e se la vado a fare e poi sulla possibilità su 5 code di pescare non pesco neanche quella, mi girano i coglioni, fra un'ora mi compare invece una carta che voglio, la voglio rifare, non c'ho neanche i punti per farla, diventa un rage game, non diventa un piacere da dire mentre mi bevo il caffè mi apro una busta di Pokémon Pocket e mi faccio una partita, come secondo me dovrebbe essere questo gioco per approcciarlo in maniera sana. Secondo me dovrebbero ragionare un po' sul discorso di far giocare le persone, fargli ottenere delle cose che non siano semplicemente degli emblemi, perché di quello non te ne fai niente, e il rischio che questo gioco vada cestinato nel giro di poco, come tra l'altro ho letto essere già stato abbandonato Kakarot di Dragon Ball, titolo super atteso. Io mi ricordo anche in chat qua mi chiedevate giocherai a Dragon Ball Z Kakarot, porterai un gameplay? Io manco l'ho comprato, io ho giocato tutti i Budokai Tenkaichi, alla fine il gioco è sempre quello, fai la storia che è sempre quella, al massimo ti fanno dei what if con la storia. Sparking Zero, scusate, non Kakarot, Sparking Zero, bravo King Davids. Però no, non l'ho neanche acquistato, perché so esattamente che quel tipo di gioco è così, quindi o fanno delle cose veramente a livello competitivo, e credo che l'unico modo per far rimanere attivo questo gioco di carte sia spingere sul competitivo, e comunque sarebbe un competitivo differente, perché già questa è la versione light del gioco di carte Pokémon, è la versione più facilitata, ridotta, 3 premi, 20 carte, quindi si apre una sorta di competitivo diverso da quello che è il competitivo vero. Con queste premesse il rischio che la gente droppi, secondo me, è molto elevato. Voglio sapere anche un po' la vostra opinione qui sotto nei commenti.